Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con Aebaru Makoto. Dobbiamo fare l'episodio 8, quindi cominciamolo subito e vediamo com'è intitolato, come al solito. La scelta. Non so di cosa possa parlare. Anche oggi lavoro da viento sin dal mattino e trascorro una giornata come un'altra. Però mi torna sempre in mente la festa di ieri. Chi avrebbe mai immaginato una ragazza così giovane e carina? Aebaru deve aver proprio cambiato gusti per scegliere una ragazza così ordinaria. Forse la semplicità è la cosa migliore? Oppure solo perché è giovane? Ah, che bella la giovinezza! Solo per quello potrei stare insieme ad un uomo così importante. Non sono gli interessi che ci muovono a noi. Una festa di lusso a cui non sono riuscita a tenere testa e gli amici di Makoto che non mi hanno fatto una buona impressione. Se ci ripenso, la festa di ieri non mi ha lasciato nessun bel ricordo. Però se lo dicessi a Makoto, ci rimarrebbe male. Potrebbero esserci altri eventi simili a quello di ieri in futuro. Però se voglio stare con lui, devo avere un po' di pazienza. Beh, comunque io gliene parlerei in ogni caso. Non è che dobbiamo dirgli tutto, però qualcosa magari che... qualcosina un pochino sarebbe meglio di anticipargliela, no? Che dite? Alzo lo sguardo e mi volto verso l'entrata. Entro nel negozio delle donne dall'aspetto elegante. Benvenute! Oh, che bel caffè! È da quando ho saputo che appartiene a Aebaru che sono interessata. Queste donne... No, sono quelle che ci hanno, diciamo, un po'... Ce ne hanno dette quattro mentre eravamo alla festa. Essendo vestite diversamente, all'inizio non ci ho fatto caso. A guardarci bene, però, sono le stesse donne che ho incontrato alla festa di ieri. Ehi, tu! Non statene lì impalata e portaci al tavolo, su! Sei forse la ragazza che Aebaru ha portato con sé ieri? Visto che ieri eri vestita elegante, non ci avevo fatto caso. Normalmente hai proprio un aspetto povero. Perdo le parole. Cosa stai lì in piedi? Mostraci subito il tavolo. Sì, da questa parte. Cerco di ricompormi e faccio accomodare quelle tre al tavolo. Quando avrete deciso cosa ordinare, chiamatemi. Dopo un po' vengo chiamata dalle amiche di Makoto. Anche mentre prendo i loro ordini, non fanno che squadrarmi. Grazie, aspettate un attimo, per favore. Mi allontano dal tavolo e, tornata al bancone, dico quello che hanno ordinato a Tsunoda. Dopo aver finito di preparare i loro caffè, Tsunoda mi guarda con aria preoccupata. Miyu, li porto io al tuo posto? No, ha altre cose da fare, continui pure senza preoccuparsi. Mi sforzo di fare un sorriso finto e porto al tavolo i loro ordini. Scusate per l'attesa, caffè macchiato e caffè latte. Le amiche di Makoto mi fissano mentre appoggio le bevande sul tavolo. Prego. Faccio finta di niente e mi allontano da lì. Ah, che buon caffè questo. Sì, e che buon profumo. Sicuramente usano dei buoni chicchi. Sì, che bel posto. Sentendo i loro pareri favorevoli, mi sento sollevata. L'attimo dopo, però... Ma con la sola presenza di una ragazza dall'aspetto così povero, il locale assume un aspetto volgare. Certo, è proprio volgarissimo. Hai ragione, rovina l'atmosfera. Sento delle risatine dalle mie spalle. Quelle stronze. Glielo farei vedere io. In seguito continuano a dire maldicenze di ogni sorta. Tuttavia, non smetto di lavorare e faccio finta di non farci caso. Chi è? Dopo un po' le amiche di Makoto se ne vanno. Mi mordo le labbra e guardo in basso. Mi sento mortificata non tanto per me stessa, quanto per il fatto che a causa mia hanno parlato male del locale. Miyu, tutto a posto? Tsunoda si precipita da me. Direttore, per non farlo preoccupare fingo un sorriso. Sì, tutto a posto. Non mi importa. Visto che le clienti se ne sono andate, vado a pulire il loro tavolo. Miyu. Per tutto il tempo mi comporto allegramente cercando di trattenere le lacrime. Beh, io comunque gliene parlerei a Aebaru, di quelle tre.
Dopo il lavoro torno a casa più esausta del solito. Quando entro in cucina vedo Makoto. Makoto? Bentornata, signorina. Visto che oggi sono uscito, sono passato mentre tornavo indietro. Non sei affamata? Sì, un po'. Ho comprato delle ciambelle. Le mangiamo insieme? Sì, grazie. Preparo il caffè. Aspettami seduta sul divano. Dopo aver aspettato un po', Makoto torna con il caffè. Mangiamo, prendi quella che ti piace. Ok, va bene questa. Scelgo la ciambella ricoperta di cioccolato. Ah, quella l'ho già assaggiata. È molto buona. Io prendo quella al caramello. Mentre mangiamo le ciambelle, Makoto mi racconta quello che gli è successo oggi. Tuttavia, le parole che le sue amiche mi hanno detto da Viento continuano a risuonarmi nella testa, così non presto attenzione. Signorina, oggi non sei in forma. Cosa? No, non solo oggi. È dalla festa che sei strana. È successo qualcosa? E dai, diglielo meglio, per favore. Non posso negare che quello che mi hanno detto le sue amiche non mi abbia ferita. Continua a starmene zitta tenendo la testa bassa. Così Makoto mi si rivolge in tono triste. Ti fidi così poco di me? Non è così. Io conto sempre su di te. Questo mi fa stare un po' più tranquillo. Ho capito. Se non me lo vuoi dire, non c'è bisogno che tu me lo dica. Però sappi che io sono sempre dalla tua parte. Makoto mi accarezza la testa e mi sorride dolcemente. Perciò, quando avrai voglia di parlarmene, ti ascolterò. Makoto, le sue parole dolci mi riscaldano il cuore. Makoto, grazie. Mi piace vederti sorridere. Sì. Grazie a Makoto mi sento un po' più sollevata. Yumi torna a casa ed entra nella stanza. Sono a casa? Ah, Aebaru, sei venuto? Sì, bentornata, Yumi. Ci sono delle ciambelle anche per te. Più tardi serviti pure. Volevo giusto mangiare qualcosa di dolce. Sono contenta. Sono felice che tu lo sia. Bene, ora devo andare. Quando Makoto si alza dal divano, improvvisamente lo chiamo. Senti, Makoto! Che cosa c'è? Oggi vorrei stare con lui. Desidero che Makoto colmi il buco che si è formato nel mio petto a causa della mia mancanza di fiducia e della mia ansia. Spero che mi rimanga vicino. Perché non ti fermi anche oggi? È già tardi. Signorina? Non ti va? Makoto stringe la mia mano e mi sorride. Beh. Potrei fermarmi. Bene, meno male. Io e Makoto ci infiliamo insieme nel letto e lui mi avvolge col suo braccio. Sono così rilassata tra le sue braccia. Domani sei impegnata? No, domani ho la giornata libera e non ho nulla da fare. Penso di stare a casa tutto il giorno. Capisco, sembri stanca ultimamente. Dovresti riposare? Sì, grazie. Forse perché è preoccupato di vedermi così sottotono, Makoto mi accarezza la testa per tutto il tempo. Ma le parole che mi sono state dette da Viento non vogliono andarsene dalla mia testa. Ma diglielo, dai! Ma con la sola presenza di una ragazza dall'aspetto così povero, il locale assume un aspetto volgare. Hai ragione, rovina l'atmosfera. Hanno insultato Viento a causa mia. Un giorno anche le persone che mi circondano potrebbero essere derise in quel modo. Se dovesse succedere, non voglio che per colpa mia le persone a me care vengano insultate. Non potrei sopportarlo. Anche durante la festa ero fuori luogo. Per quanto fossi vestita bene, la gente rideva di me. So che io e Makoto viviamo in un mondo diverso, però mi piace, voglio stare con lui. Sopporterei qualunque cosa per poter continuare a stargli vicina. Le mie palpebre si fanno pesanti e comincia a venirmi sonno. Si sta così bene tra le braccia di Makoto che mi viene da dormire. Miyu, mi piaci. Makoto mi sussurra parole d'amore con quella sua dolce voce che vorrei continuare ad ascoltare in eterno. Anche tu mi addormento profondamente senza riuscire a completare la frase.
Però per me glielo doveva dire. Doveva dirglielo a Makoto, anche perché, cioè, lui avrebbe potuto, diciamo, fare in modo, anche tuttora, potrebbe fare in modo di farle smettere di parlare male di noi, della protagonista. Quindi, per me, lei deve dirglielo, deve raccontargli cosa è successo, sia alla festa e sia quando sono venute al locale, al bar. Quindi per me gliene deve parlare, così lui diciamo che prende provvedimenti e gliene dice quattro, così almeno se la smettono di deriderci, anche perché non bisogna deridere una persona da quanti soldi, in base a quanti soldi ha. Se uno ha più soldi e un altro ha meno soldi, non è che quello che ha più soldi deve deridere quello che ne ha di meno. Cioè, che problemi hanno di testa sta gente? Comunque, voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina e se volete seguirmi anche su altri social vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!